benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Quella odierna è una puntata interamente dedicata al macro argomento del piano regionale di sviluppo, una documentazione che è stata illustrata a lungo ed ha caratterizzato il dibattito in Palazzo del Pegaso, ha portato anche all'approvazione di quello che è un atto di programmazione fondamentale per tutte le attività del Consiglio in vista anche dei prossimi anni, riguarda infatti attività fino al 2025 ed un piano di investimenti da quasi 10 miliardi di euro. Accesa la discussione in aula con le opposizioni che hanno presentato numerosi emendamenti, poi comunque è arrivato l'ok, vediamo. L'aula di Palazzo del Pegaso, al termine di una lunga ed accesa discussione, ha approvato il Piano regionale di sviluppo 2021-2025, con 15 obiettivi strategici e 29 progetti, per un valore di quasi 9 miliardi e mezzo di euro. Si tratta dell'atto fondamentale della programmazione, che stabilisce le priorità per l'azione del governo regionale, gli interventi da realizzare nella legislatura e definisce il concetto di Toscana diffusa. Oltre 230 gli emendamenti presentati, di cui gran parte dalle opposizioni, 52 in tutto quelli approvati dall'Assemblea. Il programma regionale di sviluppo indubbiamente sconta la particolarità di questa legislatura, che è nata nell'autunno del 2020, quindi in piena crisi pandemica, e che quindi per tutta la sua prima parte ha avuto gli effetti della pandemia anche sull'azione di governo, cosa che è avvenuta non soltanto per la regione Toscana ma per tutti i livelli di governo del nostro paese e anche a livello internazionale. È chiaro che l'azione di governo poteva essere impostata in maniera più puntuale e lucida nel momento in cui dalla fase di pandemia il nostro territorio ha cominciato ad uscire. Quindi è inevitabile, fisiologico, che un'azione di programma dovesse tener conto di tutta una serie di aspetti e di dati che solo il tempo ha potuto definire. A questo poi si è sommato un livello di approfondimento e di confronto svolto sul programma regionale di sviluppo molto approfondito. Questo perché non soltanto la fase della concertazione è stata particolarmente significativa quando ancora la bozza del programma regionale di sviluppo doveva essere presentata, ma perché poi anche nell'attività consiliare si sono svolte tutta una serie di audizioni con le categorie, con i sindacati, addirittura con il mondo accademico, audizioni che sono state molto partecipate e molto approfondite, e anche le altre commissioni diverse da quella che presiedo hanno voluto comunque, per gli aspetti relativi alla propria competenza, svolgere tutta una serie di adeguati approfondimenti. Questo chiaramente ha portato un po' in là la presentazione del testo all'Aula, che comunque poi all'esito è stata concertata sulle modalità e sui tempi con tutti i gruppi politici presenti in Consiglio regionale. Cambiano le norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e valorizzazione del patrimonio tartuficolo. Devo però considerare che l'azione di governo che fino ad oggi si è svolta è stata un'azione normativa vigente largamente impostata già in questa prima metà di legislatura e la Giunta regionale, il programma regionale di implementare già dalla prossima variazione di bilancio fondamentale per calibrare la seconda fase di valorizzazione e legislatura, prevedendo uno stanziamento minimo per i prossimi esercizi di almeno 150.000 euro a che sono contenuti anche sarà poi costituito un tavolo di confronto con i comuni, che di anno in anno le associazioni di riferimento e aggiornato gli altri soggetti interessati, consolidata in condividendo in quella sede anche in vista del regolamento arriva di attuazione. In discussione con i preliminari in mezzo di ritardo quasi modalità della cerca piano regionale del di sviluppo, un atto la giusta toscana dovrà attivarsi per favorire toscana, lo sviluppo di un sistema fieristico integrato della maggioranza si è salvaguardando la specificità perché non sono dei stati fatte le giuste audizioni Firenze, che meritava il piano regionale di sviluppo, una strategia una sola per audizione durata tutto il giorno dove sono all'interno stati di un convocati unico calendario più annuale. Di 70 utenti e di tipo diverso, una associazioni di categoria, approvata sindacali, dal Consiglio regionale, mondo dell'agricoltura, mondo dell'università. Della Giunta, ecco, noi abbiamo iniziato un percorso fatta in dopo aula, che è arrivato agli occhi dell'opposizione, della Lega e del centrodestra, di audizioni e di confronto
confronto, come avrebbe dovuto invece fare la maggioranza sul piano regionale di sviluppo. Abbiamo avuto incontri con tutte le associazioni di categoria, con quei sindacati non ideologici che hanno risposto positivamente alla nostra richiesta di confronto, e abbiamo iniziato un percorso che oggi ci porta alla presentazione di più di 100 emendamenti e altrettanti anche con le altre forze di centrodestra, per andare a discutere e provare a dare dall'opposizione un nuovo volto alla Toscana. Un piano regionale di sviluppo che è datato, perché i dati di IRPET risalgono a circa 2 anni fa. Si parla ancora di una crisi pandemica in atto, si parla ancora di una crisi energetica che comunque sta arrivando anche a risanamento, appunto sul tema delle bollette, dei rincari, e invece ancora tutto risale a circa 2 anni fa. Ci sono stati degli aggiornamenti da parte del Presidente Giani, ma che non pongono l'attenzione su quelle che invece sono i punti strategici della Toscana. Si parla della sanità mettendola esclusivamente tra gli ultimi posti come priorità nel piano regionale di sviluppo, scrivendo una paginetta sulla sanità, e ricordiamo essere l'80% del bilancio della regione toscana. Non si parla e non si approfondiscono i temi delle liste d'attesa, della carenza dei medici, della carenza degli infermieri, della problematica strutturale dei pronti soccorso. Noi come Lega abbiamo fatto un tour in tutti i pronti soccorsi della Toscana, abbiamo visto come in maniera difficoltosa lavorano i nostri medici, i nostri infermieri, e di questo purtroppo nel piano regionale di sviluppo non si parla. Si fa un accenno a un disastroso piano regionale dei rifiuti che andremo, spero mai, però purtroppo, ad approvare dopo la pausa estiva, dove anche lì in maniera ideologica si toglie tutto quello che riguarda il tema appunto dei rifiuti speciali, ci si concentra esclusivamente pochissimo anche su quella che sono i rifiuti urbani, non si gestisce bene il tema della governance. Si tolgono gli inceneritori per una scelta ideologica da parte dell'assessore Monni. Questa regione è governata alla giornata, è governata senza un progetto, non a caso il programma regionale di sviluppo arriva al terzo anno di mandato e non all'inizio. Sono soldi buttati. Io ho trovato un comunicato stampa fatto 10 anni fa in cui dicevamo le stesse identiche cose, in cui i problemi di Firenze Fiera erano gli stessi, in cui la soluzione era la stessa, cioè mancano i soldi, bene, ci si fruga, si prendono i soldi ai cittadini e si buttano in un calderone che è mal amministrato, perché non è governato, perché non è governato da un manager che sa fare congressistica e organizzazione di eventi, ma è governato da un manager che fa il manager per vicinanza politica con il Partito Democratico. Questa è la maniera in cui si governa questa regione, e questa è la maniera in cui il centrodestra da oggi ha intenzione di dimostrarvi, da oggi al 2025, che può esistere una visione di regione alternativa a quella di chi governa a vista tutti i giorni. La regione toscana è l'unica regione in Italia che nel 2022 non ha colmato il gap perso nel 2020 con la pandemia, l'unica regione d'Italia in cui il PIL non è tornato ai livelli della pre-pandemia. Non è normale, non è normale. E questo è frutto di un'amministrazione che veramente naviga a vista, naviga alla giornata. Chiunque arriva alla giacca del governatore, riesce a tirare per la giacca il governatore chiedendo un intervento puntuale su un qualcosa scisso da una visione collettiva, il teatro, il cinema, il ponte, la strada, la buca, chiunque riesca ad arrivare alla giacca del governatore e a tirarla più forte ottiene i migliaia di euro necessari a fare l'intervento puntuale, fuori da ogni logica di visione, fuori da ogni complessa visione costruita per amministrare una regione che merita più di quello che è oggi a livello amministrativo e di governo. La visione è quella che noi abbiamo, una visione di Toscana diversa, e proprio per questo, perché abbiamo una visione di Toscana diversa, i gruppi di centrodestra incontreranno i parlamentari di centrodestra insieme ai sindaci che amministrano i comuni di centrodestra, sia sopra i 15.000 e sotto i 15.000 abitanti, per lavorare insieme a loro non al programma per le prossime elezioni amministrative, cioè le elezioni regionali, ma per lanciare
la Toscana 2025. Il governo di centrodestra, partiamo da quello che i nostri sindaci hanno fatto e che stanno facendo, partiamo dal buon lavoro delle amministrazioni di centrodestra, consapevoli del lavoro che il centrodestra ha fatto in Consiglio regionale in questi 2 anni e mezzo e consapevoli che esiste una possibilità di vincere le prossime elezioni regionali. Questa possibilità noi vogliamo giocarcela fino in fondo, ci crediamo, non solo ci crediamo, iniziamo a lavorare 2 anni e mezzo prima. Per farci trovare pronti, per portare all'attenzione delle donne e degli uomini della Toscana il lavoro che è stato fatto in Consiglio regionale, la visione di una Toscana diversa, ricordava benissimo la Presidente Meini prima, penso al tema dei rifiuti, penso alla sanità, penso ai distretti industriali, penso al tema dei mari, penso al tema dei porti, penso alle infrastrutture toscane, insieme ai sindaci, ai consiglieri regionali, ai consiglieri comunali, ai nostri dirigenti di partito, costruiremo insieme questo bellissimo percorso che ci porterà a vincere le elezioni regionali del 2025. Si tratta di un documento fondamentale per una regione e proprio come tale dovrebbe arrivare a inizio della legislatura. È il panorama politico all'interno del quale un'amministrazione dice di muoversi e promette di muoversi per il raggiungimento di obiettivi e risultati. Il fatto di ritrovarla a metà mandato fa capire ciò che noi sosteniamo da tempo sul Presidente Gianni e sulla sua giunta, cioè che si naviga a vista, che le iniziative dal punto di vista delle delibere ma anche delle leggi e degli stanziamenti di bilancio sono fatti sulla contingenza del momento, sull'emergenza, quindi nessuna pianificazione, nessun progetto di più ampio respiro e addirittura siamo al paradosso che quella che dovrebbe essere un atto di modifica del PRS, cioè il DEF, quello che perlomeno lo dovrebbe declinare o modificare, si ritrova a essere discusso nella stessa seduta di aula. E la cosa ancora più grave è che all'interno di questi documenti troviamo, con l'esclusione degli indicatori che per la prima volta appaiono in questi documenti e che da molto tempo chiediamo, l'unica differenza, dicevo, è soltanto nel fatto che vengono spostati al futuro il raggiungimento di obiettivi di cui noi sentiamo parlare dal 2015. E che tutte le responsabilità della mancata attuazione di tutto ciò che riguarda la coesione sociale, la Toscana diffusa, una sanità che sia davvero sul territorio, una lotta alla povertà, alle diseguaglianze, tutti questi obiettivi che dovevano già essere raggiunti a fine del 2020 sono stati spostati nel futuro, appunto, con degli indicatori che secondo noi sono estremamente generosi dal punto di vista, diciamo, della capacità che dovrebbe avere invece la Regione Toscana, e per il resto sono sempre gli stessi progetti triti e ritriti che fondamentalmente vengono, diciamo, riproposti con delle piccole varianti, che è quello che ci chiede l'Unione Europea, e con la speranza che il PNRR, il nuovo settennato europeo, riesca a dare soccorso. Ma soprattutto c'è un altro passaggio che dovrebbe lasciare tutti con l'amaro in bocca, che le colpe, le responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi di questa maggioranza, che è la stessa dal 1970, viene data interamente nell'analisi iniziale alle contingenze della pandemia, della guerra che si sta combattendo in Ucraina e di quelli che sono gli strascichi della crisi del 2008. Nessuna responsabilità, nessuna autocritica per quanto riguarda quello che è stato l'impoverimento della Regione Toscana, della qualità della vita dei toscani, che è stata causa anche di una cattiva gestione, di una cattiva amministrazione di tutti coloro che l'hanno gestita fino ad ora. Sì, un sostegno forte di Italia Viva a un documento di programmazione regionale più importante, una nostra battaglia vinta, quella di fare in modo che nelle aree rurali possano arrivare gran parte dei prossimi finanziamenti comunitari, ripartire in maniera equa in tutta la Toscana le risorse comunitarie, che sono quelle che poi determineranno linee di sviluppo, per noi è un elemento importante, un piano regionale di sviluppo che investe sulle infrastrutture, che conferma la centralità dell'aeroporto di Firenze, interventi importanti sulla Tirrenica, sulle arterie di miglioramento infrastrutturale, un piano regionale di sviluppo che punta sul lavoro, punta sull'economia diffusa, che fa delle aree interne anche un elemento importante di novità assoluta dentro il quadro della programmazione, e soprattutto i nostri emendamenti che sono stati approvati ne fanno parte in maniera integrante, da ripartizione equa delle risorse comunitarie rispetto a quelle del PNRR, ma allo stesso modo la possibilità di fare finanziare interventi per esempio per la sanità privata affiancando quella pubblica con interventi di miglioramento degli elementi informatici e non solo tecnologici delle strutture, e miglioramenti rispetto alla proposta ai servizi e alle esigenze che i cittadini chiedono
rispetto ai servizi sanitari e sociali. Quindi una risposta importante che ci ha visto convintamente sostenere questa manovra. Abbiamo dunque sentito tutti gli interventi relativi all'approvazione del piano di sviluppo regionale che caratterizzerà le attività del Consiglio anche nel corso dei prossimi anni. Dunque la nostra puntata termina qui, era una puntata dedicata interamente a questo tema. L'appuntamento con la voce del Consiglio è ovviamente per la prossima settimana, sempre su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.